Come sta, signor Anzano? Don Matteo, un po' capire che dolore a sta spalla, atroce! Le faccio un movimento, mi dica se sente dolore. Guastiscilo! Ha zappato molto? Ho questi giorni sempre al campo, tutto il giorno a zappare, ma tutto il giorno. Non c'è molto capire. Lavoro? Troppo, troppo! Che poi ultimamente è scomparito tutto! È scomparito tutto! Mistero, chissà! Cosa può essere stato? Gli animali? Un furto? Oppure un sabotaggio? Don Matteo, ma che fa? Scacchiera da solo? Io sono venuto qua a sistemarmi la spalla, che dole, eh? Scusi, Anzano, ero solo al pensiero. E beh? Buongiorno signor Gastone, buongiorno. Ha preparato il cesto che ha ordinato? Sì, voglia. Abbiamo carciofi, mele, tutta roba naturale, molto buona, anche quattro belle ciliegine. Grazie, a posto. Ecco il pagamento. Grazie mille. Arrivederci. Sì, l'acqua bolle, il bollito va bene. Dott Matteo? Sì, scusa Perpetua, dimmi. Ma cos'ha oggi che non ci sta con la testa? Sono un po' pensieroso. Vabbè, non si preoccupi, ci penso io. Questa mattina sono andata al signor Gastone e ho preso un bel cesto di frutta e ortaggi freschi. Adesso preparerò una pasta con i carciofi spettacolare. Dal signor Gastone, ma com'è possibile? Avrei trovato tutte quelle cose fresche. Ma poi belle! Ma una verdura, un'insalata! Adesso ci penso io! Questa storia non mi convince affatto. Ma quindi il colpevole è il signor Gastone! Maresciallo Marcantonio, ho scoperto che è il sabotatore dei campi degli Alleronesi. Ci vediamo al campo del signor Gastone! Venga subito! Perpetua, mi lasci la pasta con i carciofi da parte! Ho una missione più importante da compiere. Na 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 na. Ti ho scoperto! Ora non mi scappare! Gastone! Se in arresto, vieni! Gastone, ormai è finita. Non danneggerai mai più gli agricoltori alleronesi. C'è chi usa le mani per aiutare il prossimo e chi invece per avvelenarlo. E tu hai fatto la scelta sbagliata e ne pagherai le conseguenze.
fatto Matteo. Anche stavolta ha salvato gli alleronesi da questo flagello. Ora nel campo mi è ricresciuto tutto, tutto. Questo è un po' di fave e un po' d'ove per ringraziarla. Grazie, signor Anzano, è molto gentile. Come dice il proverbio, al contadin non far sapere quanto son buone le fave con l'ova lesse. Dott Matte, sarete buoni a accomodare spalle, a risolvere i misteri, ma a fare battute invece vuole proprio un corso d'aggiornamento, eh?